Ciao, sei un tecnico che propone impianti in pompa di calore, ma hai paura di esporti sui consumi elettrici che possono arrivare in bolletta? O il pensiero di sottostimare la potenza in impianti esistenti non ti fa dormire la notte? Grazie all'esperienza di centinaia di impianti di pompa di calore monitorati ogni giorno online, alle numerose caldaie rottamate per far spazio alle pompe di calore elettriche e alle giornate passate nei cantieri per verificare e risolvere le soluzioni, e grazie anche al contributo di produttori di pompe di calore che da 30 e 40 anni costruiscono questi sistemi, ho creato un simulatore che ti potrà essere d'aiuto per calcolare i consumi elettrici mese per mese di impianti in pompa di calore, per confrontare le prestazioni di diverse pompe di calore, per creare piani di rientro economico togliendo la caldaia e passando a una soluzione completamente elettrica, potendo utilizzare tutti i modelli di pompe di calore di qualsiasi marca e produttore. In questo simulatore è stato installato un algoritmo dedicato alle pompe di calore che ti permette di calcolare il CUP reale giorno per giorno a seconda della temperatura esterna e a seconda della temperatura di mandata di quel specifico impianto, ed ottenere quindi dei valori di resa e di consumo reali e non stimati sull'intera stagione invernale. Ma se non mi conosci già, io sono Samuele Trento, un ingegnere meccanico che si è specializzato nel mondo delle pompe di calore. E dal 2012 collaboro con progettisti e installatori per far realizzare impianti senza il gas, gasolio o GPL, soprattutto in case esistenti. Anch'io all'inizio calcolavo il fabbisogno termico con un foglio Excel e poi dividevo i kilowattora termici per 3,5 in modo da ottenere i kilowattora elettrici. Ma poi come suddividerli mese per mese? Volevo essere più professionale, come fanno in Germania, in Svezia, in Olanda, e avevo paura di sbagliare, di sottodimensionare la macchina per le giornate più fredde d'inverno, considerando che non c'è un altro generatore di riserva. Ma poi con gli errori e i successi mi sono fatto la mia esperienza, ed è proprio per questo motivo che ho codificato un algoritmo per simulare le pompe di calore. Ecco brevemente cosa può fare il simulatore. Questa è la parte di programma dedicata alla simulazione. Allora, calcoliamo il fabbisogno energetico dai consumi attuali, quindi posso inserire che consumo attuale ho dell'abitazione a seconda del tipo di combustibile e determinarmi in questo modo la potenza massima necessaria alla temperatura di progetto. Oppure calcolare il fabbisogno energetico dalla stratigrafia dell'abitazione. Quindi andiamo a inserire per ogni parete la tipologia di muratura, lo spessore e così via. Inseriamo anche le finestre. Questo per ogni parete, per il tetto e per il pavimento. A questo punto andiamo a definire l'impianto, quindi la parte impiantistica in centrale termica dell'impianto, come l'accumulo tecnico, il volume, le dispersioni e le varie linee di distribuzione. Poi andiamo a definire la tipologia di distribuzione, ad esempio 80 metri quadri di impianto a pavimento, e andiamo anche a definire gli orari di funzionamento giorno per giorno. Ecco, magari la domenica lo facciamo lavorare di più. Eccoci qua. Andiamo ad aggiungere i caloriferi, se presenti. E anche questi andiamo a farli ragionare su degli orari di funzionamento. Giorno per giorno. Posso impostare la curva di lavoro, che nel caso dei caloriferi non la mettiamo in climatica. Abbiamo poi dei ventil e la ventilazione meccanica. Ecco, se è presente la ventilazione meccanica, andiamo a dare dei valori di portata nominale, un'efficienza di scambio, consumo elettrico dei ventilatori e l'umidità relativa ambiente desiderata.
Anche qui andiamo a impostare che lavori H24. Questo è molto importante perché nei dati meteo ci recuperiamo anche l'umidità relativa di quella specifica località. Poi, per quanto riguarda l'acqua calda sanitaria, quindi andiamo a definire secondo la UNI 11.300 parte 2. Andiamo poi a selezionare il generatore. Lo stesso generatore mi farà anche la parte di acqua calda sanitaria, la zona climatica, quindi andiamo a selezionare tra le varie città con i dati di meteo affidabili. Abbiamo temperatura minima, abbiamo temperatura media, massima e umidità relativa. Ed otteniamo poi i risultati. Ecco, ad esempio, il fabbisogno energetico in verde per gennaio, febbraio, marzo, aprile. E l'energia erogata invece dalla pompa di calore in questo caso. Quindi un fabbisogno per questa abitazione di 20.000 kWh termici e un consumo elettrico di 7.000 kWh. Molto interessante la chicca, ad esempio, dell'impianto. Se vado sull'impianto radiante e lo faccio lavorare per meno ore, ad esempio ipotizzando che lavori dalle 9 alle 18. E la stessa cosa la faccio anche sui radiatori. Facciamo dalle 9 alle 19. Ok, dai risultati vedremo che il fabbisogno energetico dell'abitazione è superiore all'energia resa dalla pompa di calore. Perché? Perché non lascio lavorare la pompa di calore abbastanza ore durante il mese di gennaio per poter soddisfare il fabbisogno dell'abitazione. Uno strumento molto utile di questo simulatore è la possibilità di importare le curve di resa termica, COP, assorbimento elettrico di qualsiasi marca, di qualsiasi produttore e di qualsiasi modello, siano pompe di calore ad aria acqua, acqua acqua e terra acqua. Quindi è possibile anche con strumenti molto semplici vedere a colpo d'occhio la resa della pompa di calore alle diverse temperature esterne, quindi ad esempio temperatura sorgente 3 gradi, mandata 35. Ottengo un COP di 4,6, se aumento la temperatura di mandata ottengo immediatamente il COP e la potenza resa, come pure se aumento la temperatura della sorgente. E la possibilità di avere in un unico software anche un database di tutte le pompe di calore, con le caratteristiche, con la voce di capitolato da inserire nei vari progetti. Quindi hai la possibilità di importare in maniera autonoma qualsiasi marca e modello di pompa di calore. Ti basta avere il file PDF con le curve di potenza termica e COP, oppure di assorbimento elettrico. Bene, se può esserti d'aiuto per il tuo lavoro, allora puoi trovare nella descrizione del video il link per scaricarti la versione gratuita e i tutorial.